E andiamo, comincia bene l'avventura ovviamente per queste qualificazioni agli europei del 2023 per la nazionale italiana Under 21 di Nicolato. E ragazzi miei, come sempre, siccome ho tantissime cose da dirvi in merito, vi saluto immediatamente prima che mi scordo. Ciao e bella a tutti da me, mazza e capello, mazza e fagallo, mazza che videocamera storta. Sputato ragazzino, mi piace per supportare i miei contenuti. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi. No, come sempre, iscrivetevi una volta e attivate la campanella se ancora non lo avete fatto. Così ogni volta che pubblico un nuovo contenuto non vi perdete mai le notifiche. Ma devo ricordarvi che ho anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo, e un terzo canale YouTube non di calcio. Trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Sì, ragazzi, l'avventura europea dell'Italia Under 21 in realtà comincia proprio oggi, no? E uno guardando, se stava seguendo ovviamente la situazione, guardando la situazione di classifica, si accorgerà che in realtà, ragazzi, ci stanno squadre nel nostro girone tipo il Montenegro o tipo il Lussemburgo che addirittura c'ha 3 partite giocate. Cioè, come è possibile fare cose sfasate veramente alla cazzo un canis? Ma prima di entrare nel merito del match, io ovviamente, ragazzi, vi devo descrivere come funzionano queste qualificazioni per gli europei 2023 della nazionale Under 21, come si passa, vincendo ovviamente, ma ci stanno i gironi strutturati e via dicendo, e quindi ve lo dico immediatamente. Dopo passiamo alla partita, a quello che abbiamo visto, alle nonne e alle zie. Per quanto riguarda le qualificazioni, ragazzi miei, determineranno ovviamente le 14 squadre qualificate alla fase finale del torneo che si disputerà in Georgia e Romania a giugno 2023. Georgia e Romania ovviamente automaticamente qualificate per la fase finale in quanto nazionali ospitanti. La competizione è riservata ai calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2000. Formato, allora, fase a gironi, 53 squadre totali partecipano, ripartite in 9 gironi all'italiana, gironi che hanno 2 squadre, gironi che hanno 76 squadre. Le squadre prime classificate ovviamente di ciascun gruppo e la miglior seconda, solo l'unica miglior seconda, si qualificano direttamente alla fase finale del torneo, quindi per un totale di 10 squadre, 9 gironi e le prime classificate tutti i gironi più la miglior seconda in assoluto e va bene. Mentre nel frattempo c'è gente che mi gira davanti al balcone, mi ha messo pure un po' paura, onestamente, perché non me lo aspettavo. Mentre le altre 8 migliori seconde avanzano alla fase successiva delle qualificazioni. Ormai lo sappiamo come funzionano le fasi successive alle qualificazioni: fanno gli spareggi, quindi si affrontano in 2 confronti a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno, le 8 squadre rimanenti, quindi ne rimangono 4, si qualificano alla fase finale del torneo, aggiungendosi ovviamente alle 10 squadre già qualificate dalla fase a gironi. Quindi in totale, rifacciamo matematicamente parlando la situazione, ovviamente sono 14 squadre più Georgia e Romania. Questo è quanto, poi qua ci stanno i criteri di ordinamento e quello che succede in caso di parità delle nonne e delle zie. Non ce ne può fregare di meno. Dice: ma per una competizione, per un europeo del 2023, addirittura cominciano nel 2021. È così che funziona, ragazzi. Detto questo, passiamo ovviamente al girone di competenza dell'Italia. Ve li leggo molto rapidamente tutti i gironi, così vi fate un'idea. Ovviamente parliamo, lo ripeto, di Under 21. Primo girone: Austria, Croazia, Finlandia, Norvegia, Azerbaigian, Estonia. Secondo girone: Germania, Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia e San Marino. Terzo girone: Malta, Slovacchia o Slovacchia, Russia, Spagna, Lituania, Irlanda del Nord. Altro gruppo: Grecia, Cipro, Islanda, Portogallo, Bielorussia e Liechtenstein. Poi altro gruppo: gruppo E, perché non ho detto A, B, C e D. Moldavia, Bulgaria, Galles, Svizzera, Gibilterra e Olanda. Gruppo F, ve lo dico tra poco perché c'è l'Italia. Gruppo G, Albania, Kosovo, Repubblica Ceca, Inghilterra, Slovenia, Andorra. Gruppo H, Francia, Ucraina, Faroer, Armenia, Serbia, Macedonia del Nord. Ultimo gruppo, gruppo I, Belgio, Turchia, Scozia, Danimarca e Kazakistan. Ovviamente, ragazzi, ci stanno nazionali importanti. Il girone dell'Italia: Montenegro, Svezia, Italia, Irlanda, Bosnia, Erzegovina e Lussemburgo, che va a completare ovviamente il quadro della situazione. Come vi dicevo, ragazzi,
L'Italia, questa è la prima partita che gioca, ma c'è stato ad esempio il Lussemburgo che ha già giocato tre partite e di tre partite ha fatto solamente danni, perché non ne ha vinta manco una. Tre partite e tre sconfitte. L'Italia si trovava di fronte sicuramente, ragazzi, una nazionale non poi così forte dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista tattico. Quindi ci potevamo aspettare una vittoria all'esordio per gli uomini di Nicolato, ma vi voglio anche leggere la formazione che è scesa in campo, ovviamente. C'è chi non interessano molto le nazionali minori, no? Quindi le under 21, però io onestamente, ragazzi, è dalle squadre under 21 che poi si tirano fuori dei prospetti, a parte che ci stanno già giocatori che giocano anche in nazionale maggiore, ma si tirano fuori dei prospetti che poi ovviamente potrebbero potenzialmente andare in nazionale maggiore. La formazione dell'Italia di quest'oggi, ragazzi, carne secchi, Udogie, non riesco mai a dirlo. Pirola, Carboni, Bellanova, Rovella, Tonali e Ricci, ovviamente conosciutissimi, Cancellieri, Piccoli e Colombo. Io ovviamente mi sono preso sempre i soliti e classici appunti e vi devo dire che, ragazzi, qualche cazzatina difensiva l'Italia l'ha fatta. E anzi, vi dirò di più. Che siamo passati in doppio vantaggio, tra l'altro azioni identiche, sta di De Pirlo, De Tonali che da calcio da punizione mette sta palla in mezzo, il primo è il colpo di testa di Pirola, su assist appunto De Tonali che porta in vantaggio l'Italia, il secondo poco dopo è un'azione simile con Tonali sempre da una posizione abbastanza defilata che mette in mezzo, ma stavolta arriva un autogol, ci mette un piede, se non sbaglio un calciatore loro, Olsen, no, non è Olsen quello che conosciamo noi. C'è stato anche un rigore, un calcio di rigore non dato al Lussemburgo, ragazzi. Curci è stato Curci si chiama, è stato del Lussemburgo, è stato ammonito per simulazione. E onestamente, ragazzi, guardandolo da più angolazioni, lo hanno ammesso anche ovviamente i cronisti, i telecronisti di Rai 2, non c'è stato assolutamente, cioè, non c'è stato assolutamente la fallo, l'ammonizione per simulazione, quello sarebbe stato calcio di rigore, ma non c'è la VAR in questo tipo di competizioni, quindi siamo stati graziati sotto quel punto di vista. Diciamo che la partita è stata in gestione, abbiamo segnato, insomma, no? Più di qualche gol, abbiamo fatto vedere il nostro potenziale, sapevamo che poteva indirizzarsi in questo modo, ma ripeto, a livello difensivo, ragazzi, in un paio di occasioni, Curci, ancora prima di passare in vantaggio sull'1-0, già ci aveva messo abbastanza in difficoltà, seppure c'era un dubbio fuori gioco, via dicendo. E poi, ragazzi, qualche situazione ballerina l'abbiamo avuta, quindi dobbiamo sistemare la difesa. Ovviamente attualmente la situazione di classifica, ragazzi, ci vede a 3 punti con una sola partita giocata, ma è ovvio che se c'è sta chi ha giocato 8 partite, tranne il Lussemburgo che sta a 0, c'è sta chi c'ha qualcosa in più. Infatti il Montenegro attualmente con 2 partite giocate comanda il girone con 4 punti. La Svezia, squadra importante e temibile, 3 punti con una partita giocata, quindi ha vinto 6-0 poi, se non mi ricordo male. Ci siamo poi noi a 3. C'è l'Irlanda, stessa cosa, una partita giocata, una vittoria, 3 punti. La prima partita l'ha vinta 2-0. La Bosnia con 2 partite giocate c'ha solo 1 punto e il Lussemburgo a 0 punti. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se riusciamo a qualificarci da primi del girone in questo girone, o se pensate che poi dobbiamo andare a fare eventuali playoff, spareggi e le cose potrebbero complicarsi. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, come tutti iscritti e consigliati. Complimenti a Tonali che ha fatto sicuramente un'ottima prestazione da capitano, ha trascinato la nostra nazionale Under 21. Tonali, questo sembra veramente l'anno del riscatto e magari dell'esplosione totale. Nel frattempo è uscito un sole che non c'era e ci vediamo alla prossima, sì, con un nuovo video.